Nel 1972 esce The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, disco di David Bowie che parla appunto di questo Ziggy Stardust, un alieno androgeno che lui comincia ad impersonare, diciamo, durante i concerti che fa di quel tour. E per 182 concerti lui diventa sul palco di tutti i paesi del mondo Ziggy Stardust. E questa situazione ovviamente per tanto tempo diventa stressante. Lo stesso Bowie dirà in un'intervista futura che non sapeva più capire qual era il personaggio Ziggy Stardust e dove iniziava la persona David Bowie. Questa cosa diventava troppo stressante. Allora decide di uccidere questo personaggio e dopo 182 concerti appunto all'Hammersmith Odeon di Londra fa un concerto nel quale alla fine dice non suoneremo mai più dal vivo. Dice un grazie al pubblico e poi intona le note di Rock and Roll Suicide. Chiude così la sua parentesi come Ziggy Stardust e tutti praticamente pensavano che lui si fosse ritirato, non Ziggy ma David Bowie. Addirittura un giornalista italiano presente a questo concerto scriverà nel mese successivo: probabilmente David Bowie si darà alla letteratura o forse ai film, insomma farà dell'altro, ma non lo vedremo più su un palco. In realtà era tutta una cosa architettata solo per togliere di scena Ziggy Stardust, un personaggio che probabilmente era diventato un po' troppo pesante per Bowie. Questa cosa l'unico che la sapeva veramente era il chitarrista di David Bowie di questi concerti, Mick Robinson. E quindi niente, questa storia per raccontare che insomma a volte la finzione e la realtà possono fondersi insieme e non sempre può essere una cosa salutare, anzi diciamo che non lo è mai. Un'altra storia da incorniciare nei nostri Music Facts. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass.